Ciao a tutti! Allora, video numero 9 delle sfumature della magia, quindi ultima tecnica della magia. Questa volta parliamo della divinazione. Allora, cosa si intende per divinazione? Si intende la previsione, il sapere che cosa accadrà in futuro, quindi vedere attraverso innumerevoli strumenti e in innumerevoli modi. Il futuro e che cosa succederà, sia per quello che riguarda noi, sia per quello che riguarda altre persone quando è richiesto. Faccio una piccola parentesi, adesso non mi metterò a elencare tutti i metodi di divinazione, perché quello sarà un argomento poi che sarà sviscerato in un progetto a parte dedicato interamente all'arte della divinazione. Quindi non aspettatevi adesso che vi spiego come si fa divinazione, eccetera, eccetera. Chiusa parentesi. Allora, i metodi praticamente per fare divinazione, come ho detto, sono innumerevoli, in realtà si distinguono in due categorie. Possono essere o un'arte appartenente alla strega oppure una facoltà innata della strega. Allora, per arte si intende il saper leggere le rune della strega, i tarocchi, il pendolo, i movimenti più che altro del pendolo. Qualsiasi che viene in mente, il volo degli uccelli, i fondi di caffè, il lancio delle ossa, la geomanzia, l'idromanzia, la piromanzia, tutto quello che vi viene in mente, la maggior parte delle arti divinatorie risiedono proprio nel sottogruppo, diciamo così, delle arti. Quindi imparare a fare qualcosa, imparare a leggere il futuro in cose, diciamo, fuori da noi. Quindi nell'acqua, nell'aria, nel vento, nel fuoco, nella terra, nel caffè, nei dadi, nel pendolo, nella sfera di cristallo, in qualsiasi cosa fuori da noi. Quando invece si parla di facoltà innate, si parla di un sottogruppo molto, molto, molto più ristretto, perché solitamente si intende per facoltà innate prevedere il futuro tramite il contatto con spiriti che i famosi medium che rivelano il futuro, il potere, fra virgolette così, di vedere, avere delle visioni, quindi entrare proprio da sveglio, entrare nella situazione futura, vedere cosa succede e poi uscire. Oppure da addormentato la stessa cosa tramite i sogni, quindi l'oniromanzia, quindi la divinazione tramite i sogni, sognare il futuro. E che è un sottogruppo molto più piccolo. C'è da dire che per quello che riguarda l'arte, appunto, lo potete imparare, nel senso seguirete il mio progetto per la divinazione, per imparare a divinare qualcosa, oppure semplicemente vi leggete, andate a cercare altre persone che vi spieghino come si fa, la lettura delle carte, eccetera, eccetera, eccetera. Altri, per quello che riguarda le facoltà innate, invece, sono cose che riguardano proprio la persona. Nonostante ci siano dei metodi per provocare le visioni o i sogni profetici o premonitori, nonostante ci sia questa possibilità, nel senso che ci sono diversi incantesimi che promuovono, diciamo, l'avere delle visioni, l'avere dei contatti con gli spiriti oppure l'avere dei sogni profetici, è una cosa che però riguarda molto la persona. Nel senso che questi incantesimi in realtà non è che vi danno il potere di avere il sogno profetico, ma amplificano la vostra facoltà. Se voi non ce l'avete questa facoltà, è veramente difficile riuscire a fare un incantesimo che ve la porti. Nel senso, adesso mi spiego meglio. Per quello che riguarda le facoltà della divinazione, le facoltà innate della divinazione, quindi saperlo fare da sempre, gli incantesimi che vengono propinati per avere sogni profetici, sogni premonitori, eccetera, 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 giocano sulla vostra capacità di ricevere messaggi tramite sogno, di vedere il futuro tramite i sogni, e di vedere delle profezie. Però questi incantesimi lavorano su qualcosa che c'è già, non so come dire, voi dovete già avere questa capacità. Questa ricettività, diciamo così, dei vostri sogni o delle vostre visioni o del contatto di spiriti e gli incantesimi lo amplificano, lo rendono più chiaro il responso dei sogni, degli spiriti e delle visioni.
non è come imparare un'arte, quella delle facoltà innate. Se non avete la capacità di vedere il futuro attraverso i vostri sogni, voi potete comunque imparare a leggere i tarocchi, leggere tutte le carte, le rune della strega, le rune, i movimenti del pendolo, la sfera di cristallo, eccetera, 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 con la pratica, con lo studio e così via. Le facoltà innate non si possono imparare, quindi se vedete un incantesimo che vi dice, che vi fa venire i sogni profetici, non è esattamente così, nel senso che sì, ve li fa venire, ma se avete già voi una capacità, se è la vostra, non so come dire, se i vostri sogni sono già predisposti a far vedere il futuro. È difficile veramente che una persona che non ha mai visto il futuro attraverso i suoi sogni, o comunque non ha mai visto delle premonizioni attraverso i suoi sogni, ma i suoi sogni riguardano invece la rielaborazione della sua vita, diciamo così, attraverso l'inconscio, è veramente difficile che un incantesimo che promette i sogni profetici vi dia sogni profetici o sogni premonitori. Gli incantesimi per la divinazione giocano sulle vostre abilità. Se sapete leggere i tarocchi e vi fate non so come dire, un incenso che amplifichi le vostre doti per la divinazione, magari il responso dei tarocchi sarà più immediato, sarà più chiaro da leggere, ma non è che l'incenso per l'aumentare vi fa leggere i tarocchi senza che voi sappiate che cosa sono i tarocchi. Se voi non sapete neanche di che cosa si sta parlando, non è che l'incenso per la divinazione vi può dare una mano. Allo stesso modo per le facoltà innate, in realtà per le facoltà innate è più difficile proprio, perché deve essere una capacità innata dentro di voi. Spero di essermi spiegata. Se non mi sono spiegata, me lo scrivete e tenterò di farvi capire meglio. Quindi niente, l'arte della divinazione, tirando le somme, quindi l'arte di prevedere il futuro, tramite l'arte, quindi proprio il sottogruppo delle arti, quindi studiare e imparare, oppure tramite facoltà innate che avete voi, vostre. Questa era l'ultima tecnica di magia, diciamo così, l'ultimo gruppo gigante del metodo per fare, fra virgolette, magia. Noi ci vediamo dalla prossima volta, ci vediamo con invece i simboli che si usano in magia, che saranno più o meno l'ultimo enorme gruppo delle sfumature della magia, più o meno, poi non so se andrò avanti. Vi lascio un bacione, vi auguro buona giornata.